siamo giunti al secondo edizione del Festival della Cultura Albanese, ideato da me e dalla mia collaboratrice, l'artista Alcheta Delishaj, sposato dall'amministrazione comunale, successivamente anche la provincia di Mantova e le altre istituzioni. Siamo cambiati tantissimo, anche se siamo alla seconda edizione, perché l'Associazione Le Aquile è un'associazione che opera nel territorio mantovano dal 2007. Eravamo semplicemente ragazzine, molto giovani, studiavamo tutti, invece oggi sono passati tanti anni, abbiamo fatto il nostro percorso culturale di integrazione, un percorso professionale per riuscire a mettere in piedi una rassegna del genere. Questa mostra ha rotto un po' gli schemi di quello che è la casa del Mantegna e quello che è la casa di un albanese in questo momento qua. Quindi abbiamo messo non solo quadri, non solo installazioni, videoproiezioni, ma anche arredamenti come sono i tappeti, insomma le sedie e tutto quello che riguarda la casa. L'Albania in poco più di 30 anni ha fatto un'evoluzione proprio artistica. Quindi qualcuno ci ha detto ma perché il mare? Perché si vede spesso il mare. Il mare, qualcuno ci ha detto ma è legato all'arrivo delle navi dall'Albania in Italia? No, semplicemente è una ricerca personale che ognuno di noi fa. E qua per esempio ho i miei lavori, quelli che non riguardano il mare ma i lavori dietro riguardano proprio la mia terra. Mia mamma che stendeva questi panni dietro su un filo spinato perché da noi la casa veniva circondata da un filo spinato. Non ho capito bene il motivo di questo filo spinato nei tempi dell'Albania passata, però ho voluto un attimo riportare questo passaggio, insomma, che abbiamo avuto. Il nostro festival non è un festival che fa una proposta per rappresentare diversi eventi. Abbiamo un intento costruito in un determinato modo in cui vogliamo che tutti gli eventi abbiano un filo conduttorio e una tematica particolare. Le donne albanesi sono quelle che sono riuscite non soltanto ad affermarsi, ma a portare avanti generazioni, riuscire a creare questo ponte tra le due culture, e hanno fatto un lavoro fantastico. Quindi ci sarà la testimonianza di tutte le donne che Rando De Vole presenta nel suo libro, per poter poi concludere il 24 con un evento in piazza di musica dove abbiamo coinvolto le nuove generazioni, i ragazzi della scuola di ballo diretti da Enkel Juti, un ballerino molto famoso non soltanto in Albania ma anche in Italia, il quale concluderà questa edizione del festival.